Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video mattutino perché ieri è uscita una carta molto chiacchierata, ovvero quella di N'Golo Kanté Flashback, un giocatore che ovviamente ha subito destato quello che è l'ardore dell'animo del giocatore di FIFA e in particolare io, dopo aver visto quelle che sono le statistiche, soprattutto dopo aver visto il suo rendimento in game a seguito di alcuni streamer che l'hanno provato, in particolare il buon Hollywood, che come al solito farà uscire la review di gameplay più o meno a ora di pranzo, che vi invito a vedere, ci tenevo anche io però a dire la mia e soprattutto usare questo video come un monito per tutti i ragazzi che sicuramente in live mi interrogheranno su questo N'Golo Kanté. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito sulla schermata che ho preparato in maniera tale che ci andiamo ad analizzare con calma tutta la situazione. Perfetto, quindi come vi dicevo, ieri è uscito questo N'Golo Kanté Flashback, valutazione 87, non si sa flashback de che, onestamente. Come possiamo vedere, presenta il solito 2 di skill e 3 di piede debole, quindi su questo non c'è un cambiamento. E a un primo sguardo, questa potrebbe sembrare una carta di Kanté ad un prezzo ridotto, ma in realtà non è così, perché Kanté ovviamente è un giocatore che noi, insomma, conosciamo per tutte quelle che sono le sue innate doti difensive. Però già da quello che è il work rate iniziamo a vedere qualcosina di diverso. Infatti passiamo da quello che è il work rate della carta oro, che è appunto normale alto, quindi normale in attacco e alto in difesa, ad un alto alto. Quindi questo già ci fa percepire che non siamo più in presenza di un giocatore estremamente difensivo, ma più di un centrocampista box to box. Che tra l'altro questa cosa poi inizia a farci anche riflettere sul fatto che alcune statistiche non è che siano così da box to box. Ad esempio quel 66 di tiro, in particolare col 71 di potenza e il 65 di finalizzazione, già puzzano per un giocatore che comunque dovrebbe avere anche licenza di offendere. E in particolare anche i passaggi, 80 il corto e 77 il lungo, non è che siano questa grandissima cosa. Qui la cosa che secondo me ha fatto innescare la miccia, ovviamente, nella testa del giocatore di FIFA medio, è l'aver visto questo 82 di velocità, per cui parliamo di un più 4 rispetto alla carta base, con un più 4 in accelerazione e un più 4 in velocità scatto. In più però, questo non è l'unico fattore che va considerato, perché se è vero che questo Kanté sembra comunque essere un po' più veloce di quella che è la carta base, nelle altre statistiche c'è un downgrade veramente veramente importante, perché qui parliamo di una carta che addirittura ha un meno 5 in difesa e un meno 6 in fisico. Ma non solo, se noi l'andiamo ad analizzare nel dettaglio questa situazione, addirittura questo meno 5 in difesa si traduce in un meno 8 di mentalità difensiva ed in un meno 13 di aggressività, nonché in un meno 6 di forza. Cosa significa tutto questo? Significa che questa carta qui, avendo meno mentalità difensiva, inizia ad essere un giocatore molto più manuale, che va a perdere tutta quella che è componente di interventi automatici, intercettazioni automatiche, giocatore che si fa mettere in automatico sulla linea di passaggio, eccetera eccetera. Poi è vero che per quanto riguarda le altre stats abbiamo anche un più 3 di agilità, che sembra essere davvero davvero netto, nel senso che questo Kanté palla al piede se la cava molto molto bene. Ma io credo che nel momento in cui noi andiamo a sbloccare Kanté o andiamo ad acquistare Kanté, ci aspettiamo di ritrovarci un giocatore che ci dia una grossissima mano in fase difensiva, e magari lo andiamo ad abbinare poi a un giocatore un po' più tecnico, come può essere un Pogba, banalmente, come può essere un De Jong, un Bruno, un De Bruyne, eccetera. Non ci aspettiamo che sia Kanté quel giocatore, secondo me, tecnico che ci faccia anche gioco in mezzo a campo. Per cui questi attributi che lui ha visto abbassarsi, quindi quelli di difesa e di fisico, secondo me fanno la differenza su quelli che invece sono stati i benefici che ha avuto in altri reparti. Soprattutto anche quel meno 13 di aggressività. Ragazzi, passare da 93 di aggressività a 80 significa che il giocatore non si attacca bene all'uomo, non si francobolla. E inoltre significa anche che quando poi voi, anche manuale, riuscite a mettere il giocatore addosso all'avversario, spesso e volentieri lui non toglierà il pallone in maniera automatica, ma dovrete andare a schiacciare il tasto del contrasto. Ed è una cosa che giustamente ci sta, che dite sì, ok, io per togliere il pallone
schiaccio il tasto del contrasto. Però è una roba che magari alle volte non vi viene, perché avendo dei giocatori estremamente forti, semplicemente con le L2 ve la vanno a togliere, quindi voi abituati a quello magari rimanete passivi con una carta come questa qui di Kanté. Poi, onestamente, anche a livello di prezzo, parliamo di una carta che costa 300k. E per questo Kanté che costa 300k, c'è la sua versione oro che costa 98k in più, 100k in più. Ed è una carta scambiabile che secondo me fa molto più il Kanté sotto questo punto di vista. Adesso chiariamo un attimo la questione, perché immagino che magari qualcuno potrebbe già averlo sbloccato e potrebbe anche trovarsi con un giocatore di questo tipo. Infatti la mia analisi non è per dire questo Kanté fa schifo, assolutamente no, anzi questo Kanté è un ottimo giocatore nel momento in cui voi abbiate bisogno di un centrocampista comunque che difende bene ma molto più manuale, quindi se siete dei bravi difensori manuali questo Kanté può fare al caso vostro, anche perché questa rinnovata agilità, il fatto che sia alto alto può dare una mano anche alla fase offensiva, anche se ripeto non è quello che cerco io da Kanté o che secondo me cerca chi va a prendere questo Kanté. Quindi non sto bocciando completamente questa carta, anzi, però dico di stare un attimino molto attenti, perché se si va a prendere questo giocatore con la consapevolezza di dire sì, ok, questo magari però mi dà un aiuto lì, in difesa so difendere perché difendo manuale e allora me lo vado a sbloccare, che comunque è Kanté. Però lì poi subentra un altro discorso, perché in realtà questo Kanté difensivamente, ok, è molto simile a un Fred, perché se noi andiamo ad equiparare le statistiche, di mentalità difensiva hanno entrambi praticamente 80. Fred però c'ha 99 di aggressività, 99 di aggressività. A velocità, bene o male, siamo messi lì, solo che questo Fred fa allora sì davvero quello che noi chiediamo a quel Kanté, perché ha degli ottimi passaggi, ha un discreto tiro... Insomma, a 92 di agilità è più box to box rispetto a quel Kanté lì e costa semplicemente 50k in più. E più o meno al link si è messi lì, quindi si riesce anche lui facilmente a ibridare il buon Fred. Quindi secondo me è soprattutto una carta scambiabile, sottolineo, che quindi nel momento in cui voi la volete andare a vendere per cambiare ve la potete andare a vendere. Secondo me questo Kanté, per come è stato pensato, trova dei competitors che non lo rendono così viabile come altre carte. Perché, vi ripeto qual è il mio ragionamento, per avere una carta di questo tipo che difende manuale, ma poi non è né carne né pesce perché non è che vi fa così tanto la differenza in termini di playmaking, a quel punto io andrei a preferire un Fred, che comunque c'ha alto alto pure lui e soprattutto ha anche 4-4, quindi è molto più versatile in mezzo al campo sotto questo punto di vista se lo si vuole utilizzare. E mentre se si vuole andare a prendere una carta che sia molto più difensiva ma soprattutto molto più automatica, io andrei a prendere il Kanté oro semplicemente per 100k in più. Quindi raga, io per quanto riguarda questa analisi generale della situazione di Kanté Flashback, vi sottolineo che non ci trovo un grossissimo senso, nonostante comunque la carta possa essere interessante sotto vari aspetti, non quelli canonici, ma ci può anche stare. Anche se, ripeto, che quelli che sono i competitor secondo me gli mangiano in testa e non ha un grossissimo senso andarla a sbloccare allo stato attuale del gioco. Quindi, raga, fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti, se insomma siete d'accordo con questa mia analisi. Vi ricordo di guardare la review del buon Olly a ora di pranzo che uscirà. Io ieri mi sono stuccato quasi 2 ore di live a vederglielo provare prima di farmi un'idea che fosse precisa su questa situazione di Kanté Flashback. Vi ricordo in descrizione tutti i link della piattaforma Viola sulla quale in questo momento siamo live. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata e ci vediamo alle 19 con il video analisi dei nuovissimi Rule Breaker. Ciao ragazzi!